Buonasera signori a tutti, stasera la prima puntata di Podscriptum e qui con noi c'è niente poco di meno che Ciro Raimo. Proprio da io. Proprio da lui, ma prima sigla, vai Raffaele! Podscriptum, il podcast. O podcast. Il podcast. O podcast. No, il podcast. O podcast. No, Raffaele, facciamo figuracce, lo devi dire bene, dillo insieme a me. Podscriptum, il podcast. O podcast. Dai già, però allora non capisce, ma ci sembra che sto, Raffaele, ogni volta, che miseria, ma ogni volta mi fai dire le stesse cose, non ti sopporto più, ma lo attendo, Raffaele, basta, mi hai rotto le palle, e basta, fai sempre che mi sono rotto i coglioni di averti accanto, vattene, fai un'altra podcast. Guarda un po' che esagerato. Eccoci qua, siamo tornati, ma vedo che c'è un sacco di gente che ci ascolta. Una folla incredibile. La prima, Ferdinand. Ferdi. Presenta Ferdinand, presentalo, perché sennò la gente pensa che trimi. Pigliala, vedi. E Bruccio, diciamo, visto che te, c'è papi, anche Ferdinando! Ferdinando! Il grande Ferdinand. Allora, signori belli, Podscriptum... Tony, lo vuoi spiegare tu, visto che tu hai allora, scorpio, no, diciamo... spiegalo tu, Podscriptum, ma vai. Vabbè, dopo, se no non puoi spiegare. No, perché mi tu. Piace che tu dici che io parlo sempre così, invece voglio dare possibilità a te di esprimerti bene e quindi di parlare bene, vediamo se ci riesci. Ah, visto che per te è la prima volta che approdi su Twitch, vogliamo dirlo, perché bene, non è... La prima volta che approdo su Twitch. Antonio, non lo conosce, Tony Donelli... Non si perde niente, quindi non lo presenteremo. Niente, questo podcast posso mai essere questo, ci pensi che stiamo parlando, non sente niente. Non credo, perché c'è un commento. Grandi, Carmine si sente, quindi suppongo Carmine si sente. O l'hai fatta così, ma... che dal cognome suppongo sia un parente del nostro ospite. No, assolutamente è mio no. Cugino. Ah, è tuo cugino. Carmine Raino, sì. Comunque, Raimo, allora, visto che ho spiegato in modo molto esaustivo anche così poi scritto, fai tu la presentazione dell'ospite. Allora, signore, noi abbiamo qui un grande artuna di tinte su Podscript. Però allora abbiamo pensato di fare questo podcast in cui ci facciamo una chiacchierata, perché lui ha detto di facciamo una chiacchierata, no, l'intervista. Spazzillo, il grande Spazzillo. Il grande Ferdinando stamagnano. Allora, e Ciro Raimo, il nostro primo ospite. Allora, Ciro, io ti dico, ci tenevamo ad averti qui, non solo per la questione la stima che abbiamo, ma non ci danno una manicata, ma tiralo, perché non si vede realmente, no? Non si vede che ti sta c'ha fatto la canna, attacca no, attacca testo qua. Ferdinando, guardi, allora va bene, mentre Raffaele litiga con Ferdinando, il mio cagnolino, spieghiamo un attimo. Allora, noi torniamo seri, per piacere. Poi, quando abbiamo iniziato, allora abbiamo qui Ciro Raimo. Io ci tenevo, prima di tutto, per la stima che abbiamo. Noi ci tenevamo ad averti qui, prima di tutto, per la stima che abbiamo. Ferdinando, è tutto cazzo, però no, i cani, allora. Prima di tutto per la stima che abbiamo nei tuoi confronti, poi altro discorso fondamentale, perché capiti, esatto, i soldi che ci hai dato. No, ragazzi. Tu ci dai dei soldi. No, l'hai detto, te lo ricordi, e ti vengo a casa. No. Se mi fate una bella... Siamo sponsorizzati. Vabbè, poi ne parliamo dopo dei soldi che ci devi, ne parliamo dopo. Quindi altro discorso fondamentale con il quale io ci terrei ad iniziare la cosa è quello che parlavamo anche l'altro giorno. Allora, a me capita, non so se capita anche a te, ma credo di sì, anzi lo so perché ne abbiamo parlato. Io non ne ho parlato, non so ci e quindi lo spieghiamo anche a lui. Secondo me, nella vita di una persona che fa questo, quindi che sia un musicista, un cantante, arriva quel momento della carriera in cui come se non riconoscessi più questo mondo, dici...
dove cazzo sono? Che sto facendo? Dove sono? Arriva secondo me quel... perché sono qui? Cioè, perché certo sono qui, ma nel senso questo momento, in questo momento che ho scritto. Ma siete scuccio, a te, cioè, non ho capito. Vabbè, sto facendo piacere a noi, perché lui è un grande artista, lo ricordiamo. E no, quindi arriva quel punto, secondo me, no, nella carriera di qualsiasi persona, in cui, non so se è capita pure a voi, poi ve lo chiedo, cioè, almeno a me è capitato, no? Ti guardi e dici, che mondo è? Dove sono? Che ore sono? Se ti ritrovi in questa cosa. È un discorso di esperienze. Quando ti ritrovi a fare delle ottime esperienze, ti sembra tutto fantastico. Però ovviamente non va sempre tutto dritto, cioè, la strada non è tutta dritta, anzi è... Chi ha fatto parte del mondo dello spettacolo anche 5 minuti lo sa, la strada fa così, destra, sinistra, salite, discese. E magari quando affronti quella salita, in un momento magari in cui non sei pronto ad affrontarla, cominci a dire, mamma mia, perché è così difficile? Pensavo che era tutta una cosa, e invece no. Però secondo me non è solo una questione di salite. Allora, innanzitutto, vabbè, prima di tutto io inizierei, presentati da solo, cioè nel senso, chi è Ciro Raimo? Cosa fa? Cosa fa? Esatto, cosa fa? Perché è qui e poi ti facciamo delle domande in merito a questo e poi ci ritorniamo su sta roba. Allora, sono qui perché rimane non lavoro, è fondamentale questo, però io sono Ciro Raimo, ho iniziato da piccolissimo a fare teatro, mi sono diplomato al Teatro Totò, dopo essermi diplomato al Teatro Totò ho fatto un corso di dizione che non è mai saputo a niente, quindi non fate i corsi di dizione, ragazzi, che vi serve solo a dire buongiorno dal fruttivendolo. Io ho una sorta di odio. Lui non ci ha provato proprio. No, vi ho fatto anche io dei corsi con il suo aiuto. Però io la cosa che odio è che è la regola, sei iscritto, è andata pure l'attestata firmata che ho seguito. E come fai? Un attimo, giù. Allora, io la cosa che mi dà molto fastidio a me, per esempio, se tu fai lo speaker radiofonico, allora l'addizione ci vuole. Se fai un presentatore, l'addizione ci vuole. Certo. Ma se fai l'attore, per esempio, devi interpretare uno che sta... L'addizione non ti serve a un capo. Chi che parla in dizione nella vita? Ma dai, ma dipende dal film che fai. Allora, per esempio, tu come stai parlando tu in questo momento nella vita? Chi è che parla così, che pare che è una cosa... Non fatto che sto parlando in maniera normalissima. Perché è normalissima. Se tu parli in maniera... Prima si vedeva pizzeria, prima l'ha chiarito Marino. Ma se tu parli in questo modo non è colpa di... No, però a parte scherzi, poi dipende da quello che fai. È chiaro che se fai una commedia napoletana l'addizione non ti serve. Ma pure se fai un film in italiano dove la persona comune che fa... Che fanno lo so. Ti serve l'addizione? No, non ti serve. Ti serve ma perché se devi rappresentare la realtà, nella realtà l'addizione è fondamentale per capire anche se dovrai un domani interpretare personaggi che parlano una lingua diversa dalla tua. L'attore professionista di un certo livello che fa determinati film deve sapere l'addizione. Poi dipende. La lingua diversa dalla tua non ti serve l'addizione. No, allora, se vuoi fare. Se parliamo del teatro fatto a un certo livello, l'addizione la devi studiare per forza. Non ci sta, dai. Vabbè, ma se devi fare il repertorio classico, no, qualsiasi repertorio, anche se devi fare un film in lingua italiana, ma dipende che ruolo interpreti. Io penso che ci debba essere qualcosa sempre molto vicino alla realtà. Esatto. Quindi le persone vogliono vedere un personaggio, le cose preimpostate, tralasciando il fatto che è ovvio che se non studi neanche un minimo, l'addizione non serve, però la sapevi. No, le ha sapere, la cioè, devi sapere, però le atene non va applicata sempre. Sempre non sai portare la macchina, però la patente è atene, perché sennò non deve fare la puttana. Io mi dissocio con questi discorsi, e quindi però alla fine è sempre stato dimostrato che alla gente piace la realtà, quindi quello che loro trovano più vicino a loro stessi, quello prendono in considerazione. In questo momento la lezione non serve a un cazzo, però per è esempio. Chiaro che se tu è devi chiaro. Interpretare un interpretare. Personaggio di Milano e parli come milanese parli ne parla in dizione, nessuno parla in dizione, nessuno l'influenza dialettale no, però si puoi sente studiare meglio Italia. Però puoi studiare meglio il milanese, okay. Se riesci, se parli certo milanese, se tu non puoi fare la parte del milanese. Posso dire una cosa, io quando ho fatto il mio corso di dizione mi discriminavano in quanto napoletano, perché dicevano tu già non sai parlare, perché il napoletano però queste erano persone ignoranti, perché in dizione corretta qualsiasi tipo di cadenza, che sia quella milanese, che sia quella torinese o chi che sia, non è la dizione corretta, non è dizione. Però loro dicevano che ero penalizzato in quanto napoletano, perché già la mia impostazione nel modo non di è vero, perché poi dipende da che cosa devi. Simpale è un grande comico, non so se lo no, a me... si chiama Raffaele Noli.
Comunque, vabbè. Io me la dà una coppola, però mi sento in difficoltà. Allora, dico questa cosa, i miei follower, qualcuno che prima o poi vedrà questa cosa, lo sa. Io la coppola ce l'ho sempre. Lui che è un po' invidioso, un po' invidioso. Ha visto questa cosa. Io l'ho inventata La coppola è live, l'ho sempre messa allora, io da anni. Al di là dell'addizione, però, ci stavi parlando un po' di te, no? Quindi, io mi viene una domanda. Tu quindi hai detto sei, come ti definiresti? Ma guarda, io sono un artista, mi sembra veramente artista a tutto tondo, proprio in giro soli. Però sai, io credo di essere una persona che fino a un certo punto della vita ha sognato tanto, tanto, tanto. Nell'ultimo periodo mi sono fermato, mi sono svegliato, e questo è stato un po' il discorso ultimo. Però sono stato un sognatore per tanti anni, questo mi ha contraddistinto dagli altri, dalle altre persone. Però se dovessi, se ti dovessero chiedere che cosa fai nella vita, cioè perché sei qui, in veste di che cosa, tu come ti definiresti? Un artista che va più sul comico. Quindi un autore negli ultimi tempi più autore e cabarettista comico, insomma, sì, in effetti. Assolutamente sì. Perfetto. E la domanda che mi viene, in effetti, quando è iniziato, cioè quando hai capito che questa poteva essere la tua strada, hai detto io voglio farlo? Ma diciamo che non lo capisci, te lo fanno capire gli altri, perché vieni sempre spinto da qualcuno a dire però lo sai, tu potresti, io sono la persona più timida del mondo. La cosa bella, sai qual è? È che io ricordo il primo corso di teatro che è stato fatto nella mia classe, stiamo parlando della prima media, sono l'unico che non ha partecipato. Il paradosso. No. Perché io avevo una vergogna fottuta di dire no, ma io davanti non al volevi, pubblico, ragazzi, okay. Sai come è scattata la cosa? Ho fatto il mio primo spettacolo, e poi è stato Scugnizio, lo spettacolo, il primo spettacolo di tutto. Che facevi? Il prete, non Saverio. Ma io facevo Raffaello Russo. No, io facevo il prete, non Saverio. Ricordiamo la celebre frase, Russo non me merda. Non è il momento mai di fu più adeguata in questo caso. Di ricordarlo. Mai più stai più attento. Questa è una bella citazione. Lui sa dove abbi. Poi ti racconto un fatto suo. Sì, no, ti dicevo. Successe una cosa incredibile. Questo corso di teatro si faceva lunedì, il mercoledì e il venerdì. Inizia a vedere che lunedì, il mercoledì e il venerdì c'è un issue. Cioè tutti i miei amici stanno tutti quanti a questo corso di teatro e se cazzo sono rimasto solo lì. Vabbè, adesso vado pure io perché... Quindi sei buttato in questo... No, però hai detto una cosa che effettivamente è interessante, no? da approfondire, secondo me. Cioè tu hai detto che non è che l'hai capito tu, ma te l'hanno fatto capire gli altri. Quindi in effetti uno inizia a fare quello che fa, che sia comico o comunque la musica, l'attore, eccetera eccetera, più che altro non tanto per l'idea che lui ha di se stesso, ma per l'idea che hanno gli altri. Allora, se io mi baserei sull'idea che ho di me stesso, credi, non mi uscirasse manca la mattina. Cioè, no, ma veramente, lui lo sa. Ma lui dovrebbe avere un'idea simile, però lui invece non c'ha l'opposto. No, io scrivo un sacco di cose per gli altri e gli altri dicono caspita, fa ridere, perché ho una scarsissima autostima di me stesso, penso è una cosa molto diffusa negli artisti, però il paradosso, vedi, è che io mi presentavo... Raffaele, sì. Vabbè, lui è un altro... Lui mondo, ha un'autostima... Lui è più... Lo sa che... No. A piccola parete, lui è più bravo di Troisi. Dopo c'è una lui l'ha detto, lui l'ha detto, lui l'ha detto. Infatti al premio Troisi la gente lo salutava. Lui ha detto guarda, io sono più bravo di Troisi, l'ha detto a me. L'ha detto a lui, vabbè, poi dopo scuserà personalmente. Mi dissocio, come si dice. Esatto. Mi dissocio. Vedi il paradosso? Questa è una mezza bestemmia, però. Sì, blasfemo. Il paradosso sai qual è? È che quando andai a questo corso di teatro, quasi costretto perché ci andai perché i miei amici ci andavano, mi ha segnato il ruolo principale. Cioè io lessi il copione e la persona che era lì a capire e tu Aro si è asciutto e mi diedero il copione con il personaggio principale, perché cioè io non riuscivo a capire in quel momento di avere un talento che è quello che in questo momento manca a parecchi, perché il talento è quella cosa che ti contraddistingue dagli altri. Io non penso di essere talentuoso, ma ci sono molti che sono in giro, hanno un talento che non si spiega. Cioè, tu quando io vedo molto i social, ci sono molti artisti che hanno un talento innato. Prima o poi a quelle persone là succederà qualcosa. Sì, sì, pure, perché quando c'è il talento succede qualcosa. E io ti posso raccontare dopo degli esempi di persone che ho conosciuto sulla mia strada, che ora sono incanalate bene perché avevano già il talento. Se non c'è il talento, puoi fare quello che vuoi tu. Puoi avere la spinta, puoi avere i numeri, puoi fare 200 milioni di persone su Twitch che ti seguono. Ma se manca il talento, si vede. È la base. Non vai avanti.
Però secondo voi a questo punto cos'è che, tu hai detto una cosa da un lato provocatoria, però secondo me anche no, che ti fa riflettere. Tu hai detto che comunque ci sono un sacco di persone che non hanno talento, che però stanno andando, ok? Cioè, che cos'è che poi fa andare quelle persone nel momento in cui... La semplicità, Antonio, è la ricerca di quello che è più vicino a te. Mm. Io penso che una mamma attualmente si ritrova a vedere TikTok e dice, aspetta, okay, questo mi fa ridere perché quindi... se in cucina, mentre cucina come faccio io, mi fa ridere. Ok, quindi secondo te non va più la qualità, ma la... verità, insomma, va il quello che la gente ritrova vicino poi a se stesso, hai capito? Però il discorso è che poi quando li vai a mettere su un palco a questi qua finisce abituati, tutto, hai capito? Cioè loro da dietro lo schermo nella loro cucina, oggi cuciniamo, pum, ti fanno la frase, okay, fatta, fanno anche ridere, poi se tu te li metti su un palco, cioè, ok, adesso facciamo il salto, li metti lì e stanno così. Però secondo me è anche vero che chiunque alle prime armi messo su un palco importante, cioè è giusto secondo me anche la gavetta, no, da fare, perché con quella tu riesci poi ad affrontare. I social non sono una gavetta, no, ragazzi. I social non sono la gavetta. Anzi, io credo che sia una modalità diversa, un altro canale proprio di fare arte a modo proprio, in un certo senso, così come c'è, come è diverso il cinema dalla TV, la TV dal teatro dal cinema. Però io credo negli step, Raffaele, perché io credo che uno che fa TikTok, facciamo un esempio, non è detto che fa dei video molto interessanti, magari è bravo a montare video, fa dei video montati talmente bene, veloci, che la gente dice guarda che sfizio guardare questo video, quello capisce di avere un talento nel montare video, vai a fare un corso, ti prendi un attestato, diventi montatore di video. Ma magari questo manca. Perché? Posso fare una domanda provocatoria a tutti e due? Una domanda provocatoria, a tutti e due però. Oddio. Secondo voi, se voi adesso aveste avuto il successo sui social in un modo che magari oggi critichiamo, avreste parlato di voi in questo modo? Cioè, no, avreste detto, no, perché... cioè, come si fa a riconoscere, no, poi alla fine la tipologia di talento che, guarda, uno ha o che non ha? Io credo una cosa, c'è un artista che io stimo tanto, che è Erminio Sinni, che è un artista immenso, ha dovuto aspettare i suoi 65 anni ed un talent show per tornare ad essere un artista che... Però di base c'è il talento. Però di base c'è il talento. Quando Erminio Sinni va a vincere The Voice Senior, non è un caso. Non è un caso. Tu dici, vabbè, ha fatto un salto dal nulla, perché non stava... Erminio Sinni era sparito. Dal nulla è passato a fare The Voice Senior. The Voice Senior adesso fa i palcoscenici. Ah, beh, sì, è giusto. Perché è giusto, anche il volo è partito da un programma televisivo, ti lascio una canzone. Però là c'è il talento, ragazzi. Vabbè, cioè, quei tre, anche se facevano un video nella loro stanzetta, il loro talento, sì, a me non piacciono, però cioè l'avrebbero spiccato lo stesso. No, non è che non sanno cantare, però effettivamente se tu vai a dirlo, noi adesso stiamo parlando in una stanza tra di noi eccetera, però ho sentito tante persone che studiano e fanno canto lirico, per loro quello non è canto lirico, è un canto pop mascherato da canto lirico. Poi a me non piacciono come gusto personale, questo è un altro discorso, non perché non sappiano questo cantare. È un altro grande discorso, però, se andiamo, perché il gusto personale può oscurare dal fatto di dire sono un grande talento, cioè sono dei talenti. Sì, no, ma non... Perché a me non piace. Però sai cosa? Si parla del tecnicismo che c'è dietro. No. Io non ne capisco niente. No, in base alle altre persone che ti hanno detto che magari... Allora, tu ti fidi del giudizio di queste persone. Allora, il discorso è diverso. Io ritengo... Lì vedessi caramella in da tasca, perché è la terza volta che l'hai fatta. Anzi, ho fatto le tue. E non me la fastidio, sono un... No, a parte non è il tecnicismo, perché non lo so io poi a livello tecnico. Però più che altro la questione è che quando noi parliamo di talento, voi avete detto una cosa giusta, no? Secondo me, il talento, no? Però il talento ha varie forme, quello che tu dici TikTok, però magari riesce ad avere un talento nell'intrattenere. A me non piace, ok? Prendiamo uno tipico, non lo so chi cazzo è, però mettiamo che a me una persona su TikTok non piace. Però se ha tanti follower, io non posso non riconoscergli il talento di riuscire a intrattenere quelle persone. Poi lo fai in un modo che tu dici il tecnicismo, ok, sulla tecnica lo possiamo criticare quanto vogliamo, ma sul talento che lui ha di intrattenere una platea, dipende da quei numeri, su quello non possiamo parlare. Dietro quei numeri chi c'è?
che tipo di pubblico hai dietro quei numeri. E che c'entra? E ovviamente tu, come c'entra? Ma noi pubblico... stiamo parlando di talento, non stiamo parlando di chi ha il pubblico però, migliore. Tanto fare dei numeri, fare dei numeri. Chi ha più successo, come no, fai? Sì, quando ho detto questa cosa, chi riesce? Fare dei numeri, non è un talento. No, non fare cioè, dei numeri, se tu ragazzi, guardi uno che fa 1 milione di visualizzazioni, automaticamente non è un talento. Di quello, io sto parlando di una persona che riesce ad intrattenere e a fidelizzare un determinato tipo di pubblico. Ma i numeri, anche se non c'era il numero, se poi magari quella persona riesce, brava ad intrattenere, perché magari la gente trova interessante quello che racconta. Ma la maggior parte di quelli che hanno dei numeri alti, alla fine, se vedi, il modus operandi di base è quasi sempre lo stesso. Però se tu avessi i numeri alti, se, ma io non sono capace, no, ma non sono capace di avere quei numeri, non so, perché io non sono capace di adattare. Io penso che Raffaele, li sfrutteremo meglio. Perché a noi però sarebbe una volta solo un passaggio. A noi sarebbe solo un passaggio, perché io fondamentalmente da 1 milione di visualizzazioni io potrei ottenere una tournée teatrale, però già sono attore. Cioè invece loro da 1 milione di visualizzazioni possono ottenere solo il baratro, perché fanno un salto, guarda così, loro stanno qua col suo loro 1 milione di visualizzazioni e devono saltare qua che è la televisione, il palcoscenico, in mezzo non c'è studio, non c'è talento, quando si tuffano, cadono, qualcuno rimane aggrappato allo stesso però ragazzi, l'esempio di Frank Matano è partito dagli scherzi su YouTube e quindi vogliamo dire che lui è un talento che non è un talento, Frank Matano ha studiato. Frank Matano è uno che conosce tre lingue, è uno che ha studiato la dizione, ha fatto anche stand up in inglese, è uno che delle basi ce l'ha, sì. Non è che ha fatto gli scherzi su YouTube ed è partito, basta. Cioè quella è stata la sua rampa di lancio, ma già c'aveva delle cose. Io litigo in continuazione per Gigi D'Alessio, tutti dicono ormai la diceria, se non fosse stato con Mario Merola, Gigi D'Alessio non sarebbe lì. Sarà pur vero che ha avuto una grande fortuna di conoscere in quel momento un personaggio come Mario Merola, ma se Gigi D'Alessio non fosse stato laureato al conservatorio e non sapeva mettere dietro un po' di pianoforte, la velocità di base, là non ci stava più. Bozzino, okay. Non mi posso stendere che esco fuori dall'inquadratura. Questo è quello che mi spetta. Io sono la metà di questo io sono dell'idea anche che, vabbè, questo poi è un fatto mio personale, lui lo sa come la penso da questo punto di vista più o meno. Io sono dell'idea che, vabbè, a me non piace in generale parlare degli altri, perché sembra sempre, capito, come c'è un pizzico di invidia di base. Ma se tu tratti dei temi li tratti oggettivamente. Ma l'oggettività non siamo nella posizione, secondo me, di poter parlare oggettivamente. Se tu motivi oggettivamente, quello che... nessuno può parlare. Noi possiamo dare un passo. Che cazzo hanno fatto? Non siamo all'altezza di poter parlare. Oggettivamente, ho detto. Cioè, che succede? Si è allargato il tuo schermo. Premi sopra. Raffaele, ma perché tocchi? Perché dobbiamo mettere il contenuto adesso. Ma chiedi, dici, aspetta, premi questo, premi il meno là. Il trattino del meno là! Chissà, sono a parte. Vai. Ok, fai reimposta. Clicca sul mouse su reimposta. Fermo. È bellissimo. Allora, Raffaele è l'antitecnologia. Cioè, se Raffaele tocca una cosa tecnologica, esplode. Hai visto? Non si leva più. Vamo, si sulla coppa le tonnelli gigantesca. Onestamente. E quando Raffaele tocca la tecnologia, perché questo Mac cose cafunate che ma fa non devo toccare, dobbiamo andare il contenuto toccare, sì, però non toccare più nulla. Allora sarà pur vero che noi magari non siamo all'altezza di giudicare nessuno, perché, ma qua lo facciamo anche in modo goliardico, assolutamente, però dobbiamo anche un po' smettere di far passare artista perché artista non lo è, perché poi è un'offesa a chi lo fa veramente, a chi lo fa, come se suicidavo qua. È un'offesa a chi lo fa veramente, cioè io penso che un grande talento, se viene paragonato a uno su TikTok, oppure uno di TikTok può togliere il lavoro ad un attore in televisione. Allora, se non lo metti, allora, però io bravo, hai detto una cosa giustissima. Secondo me, io parto dal presupposto che il grande talento non ha bisogno di parlare di queste persone. Ma si tratta che tu aspetta, cioè viene riconosciuto in maniera tale che
dopo non c'è bisogno che sono le persone a dire di lui questo. Non si deve andare mai a paragonare a persone che non gli appartiene. Chi è stato ad un livello altissimo non può paragonarsi a uno che è stato intorno, lo deve proprio guardare. Cioè, viene da solo quello. Però il problema è che il pubblico ti va ad affibbiare un qualcosa che si avvicina a quello. Io faccio un esempio, una cosa che è successa con un mio caro amico artista, si chiama Peppe Iodice, bravissimo artista, che ha un grandissimo autore che è Lello Marangio. Lello Marangio ha scritto una battuta per Peppe Iodice, che la battuta è aumentata la benzina tanti 10 euro metto. Sì, questa la battuta è girata sui social, è vero, talmente tanto su TikTok. Esatto, talmente tanto tra link TikTok che qualcuno, ed è successo, ha fermato Peppe Iodice a fine spettacolo, però Peppe ha farsi battuta coppa a Facebook. Hai capito, Nedo? Cioè, è diventato un paradosso, la battuta di un grande autore messa nella bocca di un grande artista è diventata una battuta rubata. Cioè, avete capito che questo è il grande perché grande il social problema. È immediato, tu il social lo puoi vedere subito, mentre tu puoi sentire la battuta di un artista e andare al teatro. Comunque, ragazzi, visto che già abbiamo fatto un bel chiacchiericcio lungo, non ci aspettavo, mandiamo un contenuto per alleggerire un po' la cosa. Contenuto di Ciro Raimo, ovviamente, no, di Tony Tonelli, che non lo vuole mettere il contenuto. Ma dall'altra parte della medaglia, distributore dei preservativi. Santa, ma fa chi ci ha pensato. Perché quando un uomo trasrinda a farmaci è scientificamente provato che acciappa a farmacista femmina, cacazzim! Che tu appena avvi pulisci il capriola, pulisci tutta la macchina. Poi l'affronti e fai buonasera. Che le giustava, che le chiavi. A cazzimma se che ce le arricini, eh? Salve, vorrei un po' che... Ti ha calmato. Con calma. Vorrei un po' che... Un momento, è un pacco di preservativi, ne posso accattare i preservativi. Che misura, che misura, normale, un essere umano normale. Che gusto, ma a che gusto ci sta? Mela, banana, limone. C'è sta burrata mela, banana, quanti gliene do? E si sono maturi, la città mi viene zucchini. Ma che sì? Ho chiesto se c'era un posto da cameriere, chi mi dice no. La gente non mangia più, non ci servono i camerieri. Infatti tutti quelli che non hanno i soldi sono magri. Ah, io la scelta, non andate solo, ma niente a mare. Appena mi lui ha mai detto, mi trovo la finanza a gol. Cioè, tu hai tu questa panza come minimo di una barca a mare. Scelta, brigati, ma da credere, tengo il pacchino dall'acqua con me tutto quanto. Sono fatta la carne rossa, sono chiuso buoni vegani. La ciappa non mi sa via, hai visto che la carne muore. Oh vegano! E io dicevo, scusa, ma tu che ridi così di gusto, ma che ti mangi? Io mangio il seitan e il semolino. Cioè, allora muori pure tu. Ah sì, è di cosa? Muore di fame, muore! Che cazzo da me? Oh seitan. Paglio, ma le pubblicità sono bestiali, Banderas. Una carriera è stata in damunnezza, come sa da fa? In Italia stiamo chi ne problema sui che trova gallino, ma vero fa? Poi la trova che guarda un gallo che se ne va e fa Rosita, secondo me non era quello giusto. La gallina si girava e cioè, a te non era giusto, spacciatore però, tu non sei buono! Pubblicità assurda, voglio la pubblicità di Shakira, l'avete visto? Vuoi sapere il motivo del sorriso di Shakira? Un marito piglia semoli uno all'anno, che cazzo ti hanno fatto sta Shakira? Voglio chiudere questo mio pensiero non con una pubblicità, perché vedete, con le pubblicità si può ridere, con la televisione, con le vacanze, abbiamo riso su tanti argomenti, però questo mi sta particolarmente a cuore perché è uno spot che lanciò la Pomì. Conoscete la Pomì? Una nota marca di pomodori del nord, che aveva detto su spot in televisione, detto, compra pomì se non vuoi morire, non mangiare i pomodori della terra dei fuochi. Poi dopo un mese si è scoperto che pomì e pomarole cattava qua. Quindi salutandovi, ce voglio fare io spot a pomì. A mia cara pomì, visto che i pomodori li compri qui,
o i giorni che morite voi, mora pure e basta. Grazie. La magia della tecnologia, in quel momento Ciroraimo era a Ischia, invece in realtà in questo momento Ciroraimo è qui con noi, a Napoli in realtà. Quindi... Grandissima serata lì a Ischia nel 2016, questo è un video vecchio, infatti guardate come ero magro in quel video. Però tu quando eri... Ma potete dire questa frase, mannaggia. Di la verità, Ciro, quando eri là a Ischia, pensavi mai che un giorno ti saresti trovato qui a fare questa intervista? Mai, ragazzi, mi dovete credere. Invece guarda, i sogni si realizzano, Ciro. Guarda, i sogni, la vita i sogni si avverano. Messaggio. Ha avuto un morso, giustamente, ha avuto un morso dal suo cane. Mi sembra anche il bello della diretta. Siamo 118. Allora, Ciro, io mi voglio il tatuaggio nuovo che si è fatto in punto netto. Fallo vedere un po' ai nostri nuovi follower il tatuaggio che c'hai tu. Fallo vedere. Fallo vedere. Guardate qua, questa dovete cos'è? Questa è una nave old school. È una nave old school che c'ha un canarino. Dobbiamo dire che cos'è l'old school, Antonio, per chi non lo sapesse. La vecchia scuola. La vecchia scuola, l'old school, perché i tatuaggi non si fanno più per un significato, magari per un ricordo, un qualcosa. Io faccio un tatuaggio, ma è per un ricordo. Ora un ricordo perché Antonio si ricorda quando lui era giovane e andava sui galeoni pirati. Prima o poi gli farò un tatuaggio, pirata. Questa è la minaccia che mi piace. Vabbè, torniamo a Ciro. Sì, torniamo al nostro. Puoi fare una domanda tu? Sì, perché io mi voglio allacciare al fatto che lui ha inizio conversazione, che questa, caro Ciro, non è un'intervista, ma è una conversazione. A pagamento poi posso dire. No, mi sembra che comunque non abbiamo ancora preso i soldi della pizza. A questo punto direi di rinunciare ai soldi della pizza e offrirla come quota, diciamo, di... questa è una notizia che diamo in live, guarda che ripiego una coppola, guarda. Allora, quindi Ciro è il nostro ospite in tutto e per tutto stasera, non si può tralamentare. Ma la vuoi fare o no questo? No? Certo, allora, visto che tu all'inizio hai detto, eri uno che ha sognato e poi all'improvviso si è svegliato, ti volevo chiedere una domanda con un doppio riflesso. Il primo è se ti manca sognare. Oddio. E il secondo è se pensi che potrai tornare a sognare. Allora, sognare mi manca ogni giorno della mia vita. Mi accorgo che quando ho smesso di sognare ho perso qualcosa. Cioè, ho tolto... mi sono spento, mi sono accorto che una parte di me si è spenta. Quindi io sto cercando in tutti i modi di riaccendere la fiamma. Questa fiamma che c'è. Perché tu quando nasci con quella fiamma si può affievolire, però non si spegne mai, sta sempre lì. Adesso se tu gli dai fuoco, pigli bene. Altrimenti, ragazzi, rimane lì e te la porti dentro per tutta la vita. Però sto cercando di riaccendere un po' la fiamma, di sognare, sto cercando di rompere un po' che tu assai. Però ci sto riprovando, perché a volte ci accorgiamo che attraverso, io mi ricordo di quel periodo in cui sono stato in molte belle situazioni, stavo meglio, cioè mi accorgo che stavo meglio, cioè ti svegliavi la mattina, potevi fare 100 cattivo. Cose, ma quel pensiero che tu eri lì a fare determinate cose, a stare con determinate persone, svegliarti la mattina e dire io sono anche un artista, che non è che tu devi essere solo un artista, sono anche un artista, è stato un bel periodo della mia vita che sto cercando di rimettere e ridare di nuovo alla mia vita quella situazione, quella fiamma, il sogno. Il sogno. E che cosa consiglieresti a chi ha smesso di sognare? Accorgetevi di avere un talento, altrimenti smettete, non perdete tempo. Lo dico proprio spassionatamente. Io sì, non tenete talento, è inutile. Io conosco delle persone che conosce anche il buon Raffaele, che insistono. Voglia, quanto vorrei fare i nomi. Fammi stare qui. Tanto non ci sono. No, arriva. Però c'è voi insistete. Basta. Dai, un nome. Ve ne dovete accorgere. Un solo nome. Ma chi lo sa? Lo sanno pure. Però chi li insiste? Perché hanno rompere cassa c'è. Basta. Lasciate stare. Chi sono? Io sono curioso adesso. Facciamo una cosa. Facciamo un bip che stanno in live. Si ci fa ingalere. E perciò sto dicendo. No, chi si lo fa queste cose? Allora, visto Roberto. Che... Roberto! Ma chi era? No, andando. No, so, io Roberto ci provo. Carlino. No. Allora, al di là di... Se non avete un talento, ragazzi... No... Madonna, ma non un contenuto, sennò chi si... Viaggio!
Grazie, no, non ci siamo arrivati, grande piacere. No, un solo, non dico tutti, no, quelli allora, che secondo te allora, diciamo sì. Mettere. Però se ci stai nome... ascoltando in questo, stai vedendo, se ci stai ascoltando in questo momento, a me piace avvicinarmi. Io lo so, più... ma il microfono non piace. Forse staccare, poi fa... no. Vai, puoi fare così, ma non... Guarda che fare pacchetto. Vai, ah, dici. Ah, tu, se in questo momento ci stai guardando, ascoltando, tu lo sai che stiamo parlando di te. Smettila. Smettila. Lascia stare quel pubblico. Lascia stare. Ti viene a vedere. Lascia invece stare. Voglio fare un appello anch'io. Tu che ci stai guardando e sai che loro stanno parlando di te, continua, fai schiattare da panz, vai, continua sempre. Prego. Fallo, non so chi sei, non me lo vogliono dire, ma io credo in te. No, però tu... credimi, non stiamo parlando di uno. Cioè, è una comitiva. È un altro, cinque. Ma, no, no, c'è sta, no, no, è proprio una tipologia di artista, mi sono reso conto. Allora voi... che siete la tipologia di artisti che posso, a loro no, allora, non sai che stai sbagliando, posso farti capire chi sono. Vai. Però no, che non mi cogliono, sì. Sono quelli là che hanno scritto su Facebook parte il mio summer tour e poi se me la pesco pagare, ma solo detto, allora, solo la pesco, allora, non ho problemi scuola. Allora, la base, se dico, voi sì, scrivete la base, su dici, Facebook loro lo sanno, dovete dico. Fare il summer tour e almeno, ma proprio almeno, voglio dire la, ma voglio vedere fuori all'Arena di Verona, cioè no, all'Arena di Verona, fuori all'Arena di Verona almeno un pacchetto, una... ma se poi summer tour fate tre date, una pesco pagana, una comunione frate, no, non è summer tour, è un summer turino, nemmeno un summer turrione, cioè, il problema Antonio, e tu ci vai, continua, sì, però non puntare il dito perché a me piace accusatorio sul dito dove esce, capito? Qual è il problema? Vero che sei puntato... ma perché tu l'hai fatto prima e io allora ho risposto. Ma pare di rita, allora chi sono queste? Che no, non dico chi sono, però tu che dici vai, continuate, ti piacerebbe se alcuni cantanti senza talento, vai, non ti mangiare il coso, andrebbero a cantare in posti dove puoi andarci tu a pagamento, andassero. Ah, che cazzo. Ma no, che se una cazzata mi piarò prova io una Luigi Di Maio proprio sarebbe vabbè, ci fatta la pausa, no, non no, ci... poi... come andassero. Andassimo, che Tarante era proprio via ragazzi. Vabbè, non fare un bravo ragazzo. Lo so che per stare con te ha dato almeno la terza media, ma purtroppo. Amore, te lo giuro, non ci voglio più congiunti. Vai. Andassero a cantare gratuitamente in posti dove potresti andarci tu a pagamento perché vali. Sì. Invece loro, visto che loro vanno perché vanno senza niente, vanno al posto tuo. Tu che cosa dici? Continua, continua. Così. Certo, perché un domani sarò talmente grande che non avrò bisogno, mi chiameranno lo stesso. Madre, e io dico, ti va a monca. La facci cazzo, la puoi fare in telefono? Che la domani... Guardate qua. Guardate qua. Questo è quello che c'è, cioè, questo è il talento italiano. Ricavi. Allora, salve, vogliamo salutare collega, qualcuno. Salute, salve collega. Ciao, Prince. Ciao, grande Prince. Ciao, ti Magic, magico. No, no, il barbiere mio. Ah, collega, c'è anche lui. Peppe. Amata, gli capito, no, Peppe. No, no. Oh, poi, collega come, di altro. Ah, collega di cosa? Di altro. Infatti, fatti tu. Uno dice collega, voglio sapere. Io vendo corpi. Ferdi, no, no. Ferdi non lo fa. Io ho una grossa curiosità. Però poi va a Filpus, sai. Ma tu non gliela dare. Se tu fai così, non chiama che... Ma se tu fai così, lui... non faccio così. Lui è vuole... braccio, guarda qua. Posso fare una domanda in live? Che sì. Live, ragazzi, ha segnato Ciro Immobile che ha fatto 3-0 la Lazio. No, non ha segnato. È bello di Twitch che puoi vedere queste cose in live. Fate sapere se ha segnato Immobile. Stiamo parlando di... Veramente... 4-0, ragazzi. 4-0, no, no. Luis Alberto Immobile si è no, messo Immobile a 90. Vuole sapere la sua offerta di... La sua offerta di... Un altro assist di Sarri. Di Niccorno. No. Poi che Immobile. Immobile. Sì, assist e gol. Assist e gol. Due assist, mamma, che tarantello. Mamma mia, ragazzi, siamo in guaia. Chiudiate. Chi levi quella felpata? Ma no, che c'ha fa la giacina? C'ha già due rinda bocca. Che c'ha fa? Stai così. Vai la diretta così. Ferdinando, vedi che non ci arriva così. Ok. Allora, io avevo una curiosità, ma me la sono dimenticata perché abbiamo iniziato a cazzeggiare. Ma è una curiosità forte che avevo. Quindi fai un'altra domanda tu. No, fai, è una curiosità e non me la forte. Ricordo, ci devo pensare. È una curiosità forte. È fortissima, me la stavo preparando da tre giorni questa domanda, ma cazzo adesso... Che capi in merda. Allora, caro Ciro Raimo, la mia domanda invece verte, perché io so anche dire verte. Non so alle parole... Non c'è bisogno dell'addizione per dire verte. Allora, la mia domanda per te invece più su un discorso. Prima stavamo parlando dei nuovi talenti
nati da quando siamo via UBC, musulmani, uscassi, così. Io faccio una live con quello caro, sì. Oh, perché non lo prendi in braccio come prima, se non stai tranquillo? Voleva scendere. Dai, tis, dai, no, non ho sentito. Si è proprio buttato giù. Si è buttato. Vai, te sei ricordato la domanda? No. Non sa la domanda che deve fare. Salve maestro Carmine, insegnami la vita. Quasi cioè, sì, socializzano tra loro. È giusto. Anche questo, questo è il bello di Twitch. Allora, visto che comunque di durata involontariamente stiamo andando, vogliamo passare direttamente alla penultima domanda, che è quella lì che poi un po' l'abbiamo già. No, però ce ne avevo veramente. Cioè, vuoi mettere l'altro contenuto? Nel frattempo me la ricordo. Vabbè, perché, no, mandiamo. Perché mandiamo questo contenuto? Perché quando a volte si parla di artisti, talenti, non bisogna fossilizzarsi su una sola cosa. Infatti, oltre a fare cabaret, oltre a scrivere per gli altri, ho anche fatto poesie. E uno l'ho fatta per una persona che non ho conosciuto, è come se fosse uno di famiglia. Addio Armando Maradona. E la mai ha spoilerato anche. Stanno i panni e si fuori a sti balconi, ma pare che ci manca coccolù. Vinda a sti casa pare tutto normale, ma lo silenzio pare un funerale. Scendo per strada e vedo la gente affranta. Qualcosa mi è sfuggito, ma che è stato? Volesse capire, ma nessuno parla. Una pregiacciarona per sale. Passa per chiesa e non ci sta nessuno. Né morto nessuno me lo guardo. E mentre guardo su la casa di Dio, mi accorgo che l'unico stronzo che non sapeva niente sono proprio io. Ma previ esco subito per la strada, con mano pazzi che era una a una. Ma la verità non mi ha detto nessuno. Ognuno chiama in una maniera. Uno dice è morto il re. Nata mi guarda e dice è morto papà, nata ancora dice è morto Dio e nata addirittura l'immensità. Ma fa che non te ne sarò messo cristiano, e allora perché la gente voleva bene? Ma allora io avevo casi con un popolo strano. Mentre parlava tra me e me, mi si avvicina una persona, sporchittata in terra, un barbone. Mi guarda fissa e dice è morta Maradona. Non sa ci si parla, c'ho per paura. Faccio una risata in faccia esagerata. Ma vatta a bere una tua fiasca e vino, che quello che devi vip ti era scaduto. Se è fatta tardi e me ne torno a casa, trovo che niente pure a papà mio. Allora forse là c'è realizzato che quello che mi ha detto era successo. Papà non gagna manca si l'accino e manca quando la peggia cosa lo va stupendo. Con cautela ci ha già domandato. Lo era papà, è morto. Papà non dice più una parola, si mette solo la mano fortemente e mi dice quasi sottovoce, voglio a papà, che dolore, se hanno rubato a me un pezzo di cuore. Non ci ha già fatto accedere niente, ma sono pietrificata innanzi a essa. Quando qua ci realizzato, mi ha già mutato, proprio come che la gente che ha già incontrato. La verità forse è una sola. Annanza a morte siamo tutti tale e quale. Ma tu neanche annanza a chiedere sei stato normale. Sembra un numero 10, esagerato. E mo' che la voce mi si rompe a stiente, guardate che sto pensando in capo a me. Volessi a scrivere fuori un cimitero. Voi che mo' state là, non vado perso niente. Gli altri fatti che hanno Toni Tonelli, si è commosso, signore. Si è commosso Toni Tonelli. Che bella poesia. Posso fare un marchettone? Sì. Cabaret poetico. Ah, faccia mia, certamente. Perché vedete che noi, oltre a condividere questa fantastica serata con questo cane, noi condividiamo un grandissimo progetto ideato da Raffaele Nolli, qua alla mia destra, che è il cabaret poetico, che c'ha proprio questa impronta, cabaret e poesia. Sono due cose che ci accomunano, due cose che, diciamo, si fondono molto molto bene insieme, tanto che il 22 gennaio saremo al Teatro San Nazaro per portare il nostro nuovo cabaret poetico, fermi ormai da
l'ultimo abbiamo fatto pre-Covid, quindi questo sarà, abbiamo aspettato che il pubblico potesse venire a teatro senza dover indossare le mascherine, quindi sarà il nostro primo cabaret. Poi ovviamente c'è anche il buon Tony Tonelli. Andate a vedere perché ci sono loro, Tony sono molto Tonelli, bravi. Tonelli, c'è Salvatore Epifani che torna, Gheterrucco, che poi abbiamo visto. Abbiamo detto che quello che suonava lì e la base l'ha fatta Gheto? Mio fratello Gheto Soffitta. Dire? Che verrà anche ospite qui al Pod Scriptum, ho trovato un piccolo spoiler, lo conosceremo. A questo punto andiamo con la penultima, che la sì, non me la so ricordato. Va bene, visto, vabbè, questa è la preparazione di Tony Tonelli, ricordatevelo tutti. Mi ricordo che era proprio bene, me devo segnare le domande. Sì, perfetto. Allora, Ciro, la penultima sono domanda. Mi rimasto male che non me la ricordo, perché mo sicuro se ne va e mi ricordo la e domanda. E poi ci fa Ciro, poi ci mandiamo a mezza stanotte e fa, tu hai capito dove volevo e vuoi. Hai capito? Allora, visto che c'è una era seria quella domanda, era una bella domanda. Vabbè, non te la ricordo. Però è peccato. Abbiamo avuto un confronto, no? E alla fine non ci siamo riusciti a dare torto l'uno con l'altro. E nemmeno ne riuscivo. Secondo me gli piaceva. Quanto così, diciamo, se mi diceva, bella domanda che mi hai fatto. Tu, cazzo. No, vai, io ti ho interrotto, ma non volevo, solo che sto pensando che vai. Chi non capita mai che pensa? Allora, visto che c'è stata una sorta di discussione tra di noi sulla questione dell'essere artista, se uno si può autodefinire artista oppure lo è nel momento in cui qualcun altro lo riconosce come tale, quindi come artista. Secondo te, uno si può auto dichiara artista oppure lo è solo quando diciamo viene riconosciuto dalla massa, da un cerchio di persone o quant'altro? No, guarda, io credo che essere artista è un qualcosa che c'è dentro, quindi ti puoi autodefinire artista, però nei modi e nei tempi giusti, perché appunto il discorso di cui prima Ilaria, senti questo italiano, il discorso di cui prima, se tu ti autodefinisci artista a tal punto da credere di essere un grande artista facendo delle cose ignobili, là non hai più il senso della realtà. O comunque allora, se ti definisci artista tale per cui, non lo so, mi vieni a dire che io ho sentito gente che diceva io sono artista, sono più faccio un esempio, sono più bravo di Troisi, ma è un esempio. Questo, mi dissocio ancora una volta, mi dissocio ancora ho sentito, non è lui, ovviamente lui, mi dissocio ancora, però ci sono anche questo tipo di artisti, no? Queste persone che dicono guarda, io sono un artista più bravo di Troisi. Quindi per te uno si può autodefinire artista? Si può autodefinire artista con dei limiti, con dei grandi limiti, perché capito? Poi il nel pubblico paradosso. è sempre l'ultimo a decidere, perché poi tu stesso hai detto prima che hai iniziato questo perché vedevi cose riconosciute dagli altri. Assolutamente, però poi dopo devi quindi, essere consapevole di essere. Dei tuoi mezzi. Che a un certo punto devi essere consapevole perché... Consapevole dei tuoi mezzi, però non significa, secondo me, iniziare a osannare... Cioè, secondo me, uno consapevole dei suoi mezzi, io parto sempre da quello, è quello che diceva lui, uno consapevole dei suoi mezzi non ha bisogno di ostentarli. È come se io mi metto un vestito di marca e vado a dire a tutti che ho vestito, che sono vestito con qualcosa di firmato addosso. È una cafonata, secondo me. Cioè, io c'ho il vestito. Se lo sai portare quel vestito. Ma non lo vado a dire a tutti. Oh, io c'ho il vestito di marca. Oh, c'ho il vestito. Ma mica uno va a mezza cosa. Oh, sono artista. No, però tu nel tuo modus operandi devi avere quella consapevolezza che tu comunque in quel momento stai creando arte e ti resta dentro quella consapevolezza. Resta dentro, lo dimostri con i fatti, cioè vai sul palco e fai vedere che sei un artista. L'ultima parola ma non lo vai sempre a dire. Parola aspetta sempre al pubblico. Però tu devi avere la cazzimma, perché se tu sul palco non sei convinto, ti dico una cosa, te lo dico da comico, da quell'esperienza che ho avuto, ci sono state delle battute che ho fatto sul palco che prima di farle io non ero convinto facessero ridere, infatti la gente l'ha colto. La gente non ha riso perché ha colto in me l'insicurezza di che quella battuta non facesse ridere. E quindi automaticamente, se tu vai sul c'è gente che ne ha costruito un personaggio, ci sono artisti grandi, senza fare nessun nome, che tenono la famosa faccia da cazzo, perché vanno là consapevoli che quella battuta fa schifo. Stai zitto. Che quella battuta fa schifo, ma la fanno perché dicono io sono un grande artista e quello che dico io è legge. Questa battuta fa ridere la gente.
E quindi la consapevolezza, siamo d'accordo, cioè la consapevolezza secondo me è la cosa più giusta che c'è, però non mi piace l'autodefinirsi, ma per questa però è una visione da cui parto io, non mi piace l'autodefinirsi artista nella maniera in cui io mi presento una persona come un artista, cioè... tu non sì, dici, cioè, se no faccio il cantante, non dici. E cantante non è a dire artista, è una parola generica, troppo generica. No, ma la, oggi, l'artista tra l'altro rientra... sai perché mi spaventa sta roba? Perché oggi viene usata male, oggi tutti artista, geni, maestro, esatto, cioè oggi ci si appella così, no, con questa parola artista, come uno a me quando mi dicono sono artista è stata talmente abusata sta parola che mi viene in mente quando dico sono artista uno che non vuole fare un cazzo e sì, si autodefinisce con una convinzione anche becera a volte artista in un modo anche antipatico, perciò a me non piace proprio la parola artista. Poi che uno sia artista e lo dimostri giorno per giorno, questo è un altro discorso, la consapevolezza sacrosanta, quando tu sali sul palco col cazzo che ci puoi salire cagato sotto o che ci puoi salire in maniera non sicura di te. Questo è ovvio, ma l'autodefinirsi artista mi fa paura perché oggi a quel termine io do un'accezione estremamente negativa, perché oggi chiunque o quasi si definisce tale. Ma guarda, io ti posso raccontare un episodio. Mi devi raccontare un episodio. Bellissima che è successa, perché poi la vita è straordinaria. Io ho avuto il piacere di condividere il palco con Vincenzo De Lucia. Sì. Che attualmente è uno dei trasformisti, perché imitatore è un'offesa per me a Vincenzo, sì, uno dei trasformisti più bravi in Italia, non voglio dire di sempre perché io non sono un esperto del settore, quindi ne salterei qualcuno che non conosco. Vincenzo, quando facevamo le serate nei centri commerciali, ragazzi, vedetemi, il centro commerciale è una cosa ignobile, però lo fai perché anche quella è gavetta. Quando Vincenzo andava a truccarsi e spogliarsi per diventare Maria De Filippi, buttato in uno sgabuzzino di un centro commerciale, a volte io l'ho trovato in lacrime, perché lui mi diceva, secondo te io sono un artista, perché lui sapeva di essere un talento, e lo è, e di essere un artista, veramente. E diceva, ma perché mi sto riducendo a questo? E io gli ho sempre detto, glielo dico ancora oggi, quando ci sentiamo, io dicevo, Prince, è questione di tempo, perché un talento come il tuo, sì, oggi è qua, domani sta altrove. E infatti 3 anni dopo Vincenzo è uno dei trasformisti sulle TV nazionali, spopola, cioè è il più importante. Quando tu pensi a un trasformista adesso in Italia, pensi a Vincenzo De Lucia, perché è sempre stato così. Lui era consapevole, la gente era consapevole, gli mancava un ultimo step e l'ha fatto. Ma se non l'avesse fatto, Vincenzo per me restava un grande artista. Assolutamente. E lui era consapevole di esserlo. Nonostante il pubblico magari non lo considerasse tale. No, perché là non no, è però no, nel senso della la massa, non stai veramente riducendo a merda il mio discorso, cioè vabbè, il mio non è tu sempre sei... riduco a me no, sempre la faccio il mio discorso... sempre ti sbagli su. Vabbè, come sì, prima di chiudere questo discorso, Vincenzo, vieni a fare il cabaret poetico, ti diamo quando vuoi, quando vuoi. Già lo già io lo voglio, gli voglio bene perché abbiamo contattato il cabaret poetico. Ti prego, vieni, impegnato quando vuoi. Ma non è vero, Vincenzo è anche questione di soldi, ma è mai stato, ragazzi. Puoi aiutare, so, quando è bello, dai, aspetti. Comunque stai dicendo a merda il tuo coso, vai. Sì, perché poi facciamo l'ultima domanda. Il mio discorso non è sei artista se lo definisce il pubblico. Tu sei artista, ma sei artista? E non è che va, cioè, l'unica cosa che dico è che non è che lo vai a dire in giro. Cioè, inizia a vantarci, cioè, sono artista, salve, sono artista. Fai così. Non fai così, perché ma appena per una chiave, subito, io sono artista. Meno male che qualcuno dei miei follower di FantaPiuttri che ci sta seguendo, che ci vedrà, non lo sa, la persona che sono. L'ultima non è una domanda, è più una richiesta. E prima di fare questa io ho un momento a Marcord per chi vedrà, questo qua chi se la ricorda. Ma che non rompeteci il calcio, pagina che abbiamo abbandonato, Ciro, però quanto vi manca farlo fare? Quanto vi manca? Aspettiamo il prossimo lockdown, ragazzi, esatto, a breve. Il prossimo lockdown riprenderemo con non rompeteci il calcio. Detto questo, che dice Antonio? Facciamo l'ultima richiesta e poi salutiamo perché siamo quasi arrivati all'ora. Ok. Allora. È brutto, ma io mi dissocio da Raffaele Nolli. Allora, Ciro, indicaci
un papabile ospite che possiamo noi invitare a questa trasmissione in futuro, che però ci accetta, ne dice Sergio Castellitto. No. Tu puoi sempre dire a Sergio Castellitto: io sono un grande artista, vieni al mio podcast. Ti trovi con me? Io non lo sopporto. Questa è la prima, allora, e terz'ultima puntata. Posso dire una cosa? Adesso non per difendere sempre ciò che è mio, sì, è per mettere sempre acqua al nostro mulino, però casi ci volimmo bene fra di noi. No, ma tu hai invitato Gato, sì, sarà uno degli ospiti del podcast. Io invito ufficialmente Alessandro Ruocco, tanto si era qua a Podscriptum, perché Alessandro Ruocco, Gato è un mostro. Gato è un mostro in quello che fa, perché abitami, è un mio fratello, ma Alessandro anche lui è un artista molto diverso da Gato. Hanno collaborato insieme e questo ha fatto nascere un connubio incredibile, perché sono due stili molto diversi ma che si fondono nelle due cose che fanno. Alessandro, al pari di Gato, avrebbe molte cose da raccontare qui. Quindi Alessandro, ti invitiamo ufficialmente, poi ci contattiamo in privato, eccetera, eccetera, e porta la chitarra, così cioè, dai anche un assaggio. Antonio ce l'ha le chitarre, però Antonio non può... C'è te, una cosa, ah, comunque Antonio è cantante, vabbè, lo diciamo, ma non lo diciamo perché lui non si sente un artista, non si sente un cantante. Io mi avvicino sempre un microfono perché fa molto scena questa cosa. No, allora, però... io mi sento una persona, non mi piace autodefinirmi, non mi faccio, diciamo, mi faccio la pippa da solo, ma mi piace invece dire che, cioè, io, se mi chiedi come mi definisco un boh creativo, un boh artigiano, creativo. Delle emozioni. Allora, non dobbiamo prendere gli artigiani lavorano molto più degli artisti e hanno molto più che cazzo c'entra questo? Sì, perché l'artigiano piglia un pezzo di legno, e abbiamo avuto un grande complimento in chat. Non ho visto la Lazio per seguirvi tutta l'ora. C'è complimento. Una persona che non sa di stare partito, guarda nulla. Io Lazio, da però non ti perdi niente. Io da sportivo ti capisco. È un grande complimento. È un grande complimento. Pubblico. Ma dico la Lazio, cioè. Là dimostri la fedeltà appendendo il Napoli per vedere noi. Pure io, allora facciamo una cosa molto bella. Salutiamo. Ma non parlo così. Ma ecco, quando ha parlato così, parli un po'. Ciao, sì, allora fai tu live, fai tu una bella chiusura. No, fatta però con la voce. No, fatta tu come fai tu, con la voce Lamberto Sposini quando fu PG. Lamberto Sposini, voglio sentire. Fai questa chiusura là, Lamberto Sposini. Che dobbiamo dire? Che chiudiamo? Chiudiamo, ovviamente. Allora, io vorrei ringraziare tutte le persone che questa sera ci hanno seguito, che sono state qui a seguire i discorsi inutili di Raffaele Nolli, ma quelli più interessanti invece di Ciro Raimo e i miei. Purtroppo, ragazzi, Raffaele lo abbiamo dovuto avere in questa trasmissione. E lo terremo ancora. Perché sapeva usare questo programma, ma questa è solo la prima delle tante interviste che faremo, no interviste, tu mi hai detto che dovevo conversazioni usare, bravo, la parola conversazioni, che faremo, e ma diciamo la fine puntata, lo diciamo, perché è nato Podscriptum? No, è nato con l'idea di perché poi bisogna anche essere serio ogni tanto, bisogna fare quattro chiacchiere sinceramente, no, con le persone che ci ascoltano. Quindi è nata con l'idea innanzitutto di proprio chiacchierare in maniera curiosa, cioè ci incuriosiva sapere un po' come la pensavano le persone che bazzicano in questo campo come noi, e quindi diciamo avere un'impressione da parte di tutti che ci possa poi portare a capire effettivamente qual è la visione un po' generale, qual è la visione di questo mondo, e volevamo dare anche un contenuto che possa essere interessante per le persone del dietro le quinte, cioè ma sai che uno magari quante volte l'hanno visto? Ah, mi sono ricordato la domanda, cazzo! Buono. Sì! Io ci spero, Te la faccio. Allora, quante sei studiato brutto la bella. No, però allora, ce l'ho, ti faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo. Quante volte ti è capitato da comico che la gente si siede e si aspetta da te in ogni momento che tu la devi far ridere, non considerando che tu non sei un pagliaccio, ti capita? No, perché a me, per esempio, io ho un carattere allegro, così
quando vengo i cazzi miei per la testa, e quindi magari non parlo, perché, magari tanto che passate, sì, sì, ma perché non scherzo, non fa... Perché... No, si aspettano sempre che tu sia esuberante, in un modo, esatto, come se tu fossi continuamente un animatore del villaggio e 7:30 mattina. Buonasera, buongiorno, signore! E poi te lo dico io che l'ho fatto l'animatore. Anch'io. Ah, sto comunque scazzato la mattina, faccio solo finta. Esatto. Okay. Quindi voi, quando andate nei villaggi e vedete l'animatore alle 7 del mattino tutto felice e contento... Non si drogano. No, no, a parte che non si drogano, forse, ma vi odiano. In quel momento loro vi fanno falsi. Sentite. No, io no. Però sto dicendo per... No, sta dicendo una però cosa ti rispondo seriamente a questa domanda. Rispondo con una cosa molto seria. Mi è capitato qualche giorno fa, sono andato in un panificio, strano, perché poi non è che mangio tanto pane, queste cose, grassi, insomma. Sono andato in questo panificio, siamo messi a parlare con le persone che lavoravano lì, è scappata a me questa cosa, io poi faccio spettacoli di cabaret. Strano, da quando vieni qua non hai detto neanche una barzelletta. Barzelletta, peggio. Per loro questo concetto di dire, ma come, tu non sei mai stato esuberante e simpatico. Mi hai raccontato una barzelletta. come Tony Donelli fa, sai, suona la chitarra, però non sei mai entrato. Oh, di me hai fatto una chitarra. Ma lo fanno. A volte vai dalle parti e dici, manda porti mai, ma non mi hai fatto mai sentire niente. Sì, ho capito, non è che io giro a suonare. Posso fare una domanda a te, ma è uno sfizio. Sei stato mai quello al falò con la chitarra? Allora... No, tutti i chitarristi si fa questa domanda. Sì, sì. Chi no, perché io non sono chitarrista. Quindi nel senso che al di là delle mie canzoni, cioè non mi interessa suonare altre canzoni, ragion per cui ai falò non la portavo proprio la chitarra. Ci vuole fare canzone del sole. La canzone del sole la posso fare. Quella, sì. La facciamo in chiusura. Come vai, chiudiamo con la canzone del sole. No, non è questa è buona. Ma tu la fanno accendere? No, suona. La può fare Raffaele. Me la sta facendo prima. No, Raffaele. Ragazzi, adesso è facilissimo. Attenzione, posso annunciare io la fine del podcast di tutto, perché poi non ci farà più niente dopo questa. Allora, metti le mani qua, le tre dita qua. No, lascia stare, ma che allora stai fermo, aspetta. Allora dobbiamo dare questo momento basso. Questo non è un basso, è una chitarra. Mi ha fatto un podcast tutto sommato. Io colgo l'occasione per ringraziare Raffaele Noll e Tony Donelli per avermi invitato qui. Chiudiamo questa serata del pod scrittum con un grande artista, Raffaele Nolli, in La canzone del sole. Vai. Sveglio da luce. Mamma mia, ancora c'è cominciato. Vai. Le lunghe trecce, gli occhi azzurri e poi la sua calzetta rossa e le camicie cane, dove puoi. Mi stai mettendo paura. Dove sei stata